Eccoci qua, buon pomeriggio dal Caffè San Ferdinando a Piazza Tresa e Trento, ultimo appuntamento del Caffè San Ferdinando, ultimo appuntamento qui in Piazza Trieste e Trento, poi ci rivedremo presto, speriamo, con gli amici del Caffè San Ferdinando che ci hanno accompagnato per tutto l'anno, anche nel lockdown, perché insomma il loro spot è stato sempre in onda. Per fortuna siamo usciti da quello che è il lockdown con il Caffè San Ferdinando, che ha ripreso la sua attività. E allora, puntata di Club Napoli quando mancano due giorni, caro Adriano Pastore, a Barcellona Napoli. Ci siamo, oggi è giovedì, domani ci saranno le conferenze, parlerà Gattuso, parlerà Ospina per il Napoli, Setién per il Barcellona, poi vedremo il calciatore che parlerà domani mattina per la formazione blaugrana. Napoli che è pronto quindi per partire per la Catalogna, dove i casi di Covid sono tanti, però le autorità spagnole hanno dato l'ok per giocare al Camp Nou. Napoli che ha il dubbio Insigne, e quindi la domanda di oggi: se lo rischiereste, e soprattutto chi, nel caso in cui non giochi Insigne, possa giocare al suo posto. Già lo avete visto, già lo presento, Adriano Pastore. Ciao Adriano. Ciao Francesco, ciao ai nostri telespettatori. Che dire, siamo arrivati alla fine di questa stagione strana, con la partita, molto strana, con la partita probabilmente più importante degli ultimi anni del Napoli, perché può passare alla storia raggiungendo un traguardo mai raggiunto prima, per cui incrociamo le dita. Lorenzo è chiaro che è meglio averlo tra le fila lì a Barcellona, ma non bisogna rischiarlo inutilmente, per cui il Napoli è forte, saprà cosa fare, e le carte da giocare sono di alto livello, per cui il Napoli se la gioca lì col Barcellona come una grande squadra, una squadra che gioca in Champions. Assolutamente. Allora, come dicevo, però c'è la possibilità anche che non giochi Insigne, e quindi chi dovrebbe sostituirlo? Oggi si sono fatti tre nomi, quello di Elmas, quello di Lozano, ma soprattutto c'è questa possibilità di Politano sull'altra, impossibile da sistemare. Ecco, dicevo, una situazione impossibile da vedere, perché su quell'altro lato mi sembra Politano. Che ne pensi? Sì, penso anche io, Francesco, anche perché se pensiamo a Lozano, diciamo in origine era stato comprato per sostituire Insigne. Poi il mercato ha preso una piega diversa, per cui Lorenzo fortunatamente è rimasto, quindi potrebbe giocare Lozano a questo punto. Penso sia la scelta più logica, e soprattutto sai, è un ragazzo che in questo momento mi sembra in palla, magari scopri che possa salvare la sua stagione, e che magari riesca a salvare anche la stagione del Napoli, tra virgolette salvare, perché il Napoli comunque ha portato un trofeo a casa quest'anno, però in Champions sarebbe veramente una cosa pazzesca, no? Lozano che magari risolve la gara. Quindi incrociamo le dita, come dicevo prima, e Gattuso immagino sappia esattamente cosa deve fare, perché penso che stia pensando a questa gara non da questa settimana, ma già da un bel po' di tempo. Eh beh sì, infatti poi sono altri due i temi, i ballottaggi, quelli di Lobotka e Demme, ma anche quello di Manolas, che oggi ha parlato, un Manolas che ha battuto il Barcellona, no? Con la sua Roma, quando ha giocato con la Roma, e poi quindi Maximovic l'altra possibilità. Io ti dico la verità, non mi è piaciuto Manolas nell'ultima sfida, è vero che questo ragazzo ha un po' di problemini, ha avuto questi problemini alle costole, però mi sembra più in palla Maximovic, secondo me è molto più in palla Maximovic. Allora, sì, anche secondo me. No, tra l'altro volevo ricordare che ieri o l'altro ieri Totti, ma penso ieri, ieri a Castelvolturno, che ha detto al greco: sai come fare, rifallo.
È bella sta cosa, speriamo che lo possa fare. Allora, guardiamo anche un po' di diretta, perché ci sono un po' di commenti, quindi mi raccomando, scriveteci sulla diretta Facebook. Saluto Anna Oliva e saluto il nostro Cesare e che freschezza, sei come insomma una volta. E allora c'è un nostro amico che vuole dire qualcosa, vieni qua perché ti vedo impalato e non può stare, non vieni in telecamera, però no, non ci muovono telefonino, che è la fine se no. Allora, che cosa vuoi dire? Voglio dire solo una cosa. Lorenzo sta facendo di tutto per esserci. Lorenzo, tu sei un nostro capitano, mi fa piacere. Però se già facciamo i salari, però è meglio se ci sai, perché ci va cazzimma napolitano. Lorenzo, un bacio dal rosso dei e forza Napoli, voglio... Sam carica. Bravo, Sam carica. Ma quantomeno sicuramente verrà con la squadra. Bravo, sì, no, dovrebbe partire. Allora. Sì, è certo, è vinto già. Allora, dicevo, dal Caffè San Ferdinando, dove caro Adriano, fra poco ti farò assaggiare il bonito. Qualunque cosa. Ti piacerà. I telespettatori devono sapere che uno dei più golosoni tra amici e colleghi è proprio Francesco. Quindi quando suggerisce lui qualcosa non sbaglia mai. Allora ragazzi, scriveteci, saluto Diego Marino, Anna Oliva che dice anche io dico Lozano, meglio che Lorenzo si riposa, poi Pasquale Palma dice Mertens e Insigne e Forza Napoli. Allora, dicevo, scriveteci sulla diretta perché oggi non riusciremo a mandare in onda i WhatsApp, torneremo domani con WhatsApp, domani c'è Alberto Caccia in studio con studio. Domani pomeriggio in diretta dalle 15:30 fino a mezzanotte, dove ci sarà anche tu Adriano nel tardo pomeriggio, perché sì, ci sono tanti appuntamenti come al solito, tanti amici collegati e li ringraziamo con la nostra diretta, quindi scriveteci qui, diteci la vostra, rischiereste Insigne e chi può sostituirlo eventualmente. Quindi tanti amici che ringrazio, che in questo momento sono in diretta con noi e che possono interagire sulla nostra diretta Facebook. Fra poco apriamo le linee, perché fra poco apriamo le linee, poi avremo anche un ospite, quindi daremo come al solito fino alle 17:30. Oggi andremo in una puntata un po' light perché siamo qui al Caffè San Ferdinando in Piazza del Settento, dove potete venire a trovarci assolutamente. Allora, Andrea, Gattuso si gioca una fetta della sua stagione, è vero, tu hai detto bene, l'ho detto anch'io, la Coppa Italia vinta mette in bacheca un trofeo, cosa che normalmente non si fa così facilmente negli ultimi anni, quindi il Napoli ha messo in bacheca un trofeo e io sono felicissimo, e ho detto questa stagione, al di là di tutti i problemi, rimane una stagione positiva, perché la Coppa Italia è un trofeo. Non ce lo dimentichiamo, la potremo chiamare coppetta, la potremo chiamare Coppa del Nonno, la potremo chiamare in tutti i modi possibili, ma è un trofeo che rimane negli annali del nostro Napoli, rimarrà nella bacheca del nostro Napoli. Però Gattuso oggi si gioca con il Barcellona, si gioca una fetta di credibilità, secondo te, per il futuro oppure, perché poi De Laurentiis si è detto se Gattuso vuole andare in altri lidi, sì, può anche decidere di farlo. Guarda Francesco, Gattuso secondo me si gioca tanto, diciamo, conoscendo un po' il tipo, cioè chi è Gattuso, prima di tutto la partita la gioca con se stesso e deve dimostrare a se stesso, e soprattutto poi si gioca una carta importante per la sua carriera, perché a prescindere dal fatto che possa rimanere o meno con il Napoli, superare uno scoglio così importante come il Barcellona in questo momento sarebbe una cosa notevole. E poi dico, come dicevi tu, il trofeo quest'anno portato a casa è chiaramente importante perché è un trofeo, ma io lo dico anche alla luce della stagione, diciamo dell'evoluzione di questa stagione, della genesi di questa stagione, perché ricordiamo che è stata una stagione strana ancora prima del Covid. C'è stato un ammutinamento, cosa mai vista nel calcio, l'esonero di Ancelotti, e Gattuso è riuscito comunque a tenere la barca dritta, a portarla comunque in porto,
e a portare soprattutto un trofeo a casa che comunque ha, ha matematicamente dato la possibilità al Napoli di poi di giocare l'anno prossimo in Europa League senza troppi pensieri preliminari. Quindi il Napoli secondo me va a giocare a Barcellona senza nulla da perdere. Sotto questo punto di vista, con la testa, i ragazzi dovrebbero stare tranquilli, devono soltanto avere la giusta carica agonistica, e sicuramente Gattuso saprà come fare per Dyer. Bene, allora saluto Giuseppe che dice: se Insigne se la sente di giocare, chi potrà impedirglielo? Ma nessuno glielo deve impedire, assolutamente. Marco Sferratore invece dice: Insigne deve giocare anche se non è al 100%, è uno dei pochi che può risolvere la partita. Io vi ricordo anche questa bella iniziativa, usate il filtro che abbiamo creato su Instagram e su Facebook, grazie a Diego Marino e agli amici che ci hanno permesso di avere questo filtro particolare. Io avete... distraggo, scusa, non l'avevo intanto. Tu ti distrai? Ah, caspita, ok, vabbè, tante persone a Piazza del 730 e poi ci sono le prelibatezze nella vetrina del caffè San Ferdinando. Eh sì, ce l'abbiamo proprio di fronte, babà, tiramisù, sfogliatelle, la Matilde Serao, veramente di tutto. E allora, dicevo, questi filtri Facebook e Instagram, quindi divertitevi a usarli con la scritta Club Napoli e anche con proprio il logo di Club Napoli che vi dipinge il viso, quindi molto particolare. Intanto fra poco potrebbe anche piovere qua. Sì, infatti qualche goccettina sta arrivando. Direi di invitare i nostri telespettatori, chiunque ci segua, ad usare il nostro filtro, ma a fare qualcosa di diverso, un po' come faceva... se non ricordo male John Cena, il wrestler, a fare... Sì, è vero, Perché sulla faccia quella bella maschera sarebbe una cosa più particolare. Quindi se la volete fare e volete divertirvi insieme a noi, fate il gesto della mano alla John Cena. Bellissima, bella idea, bravo Adriano. Allora, rischiereste Insigne? La domanda la faccio anche a Cesare, la faccio a Diego, la faccio a tutti gli amici, anche a Pasquale Palma, ad Anna Oliva. Chi mettereste nel caso in cui Insigne non ce la fa? Noi vi abbiamo dato tre nomi: Elmas, giocatore che può fare anche un po', diciamo, di fase difensiva, più centrocampista che attaccante. Vi abbiamo dato il nome di Lozano, che è quello più naturale, e poi la possibilità, anche se remota, ma che si è fatta spazio in queste ore, con Politano dall'altro lato. Ti piacerebbe Politano dall'altro lato? Sinceramente ho i miei dubbi, Franci, perché comunque lui è uno che rientra dall'altra parte e cerca il tiro, quindi non lo so, mi sembra un pesce fuor d'acqua. Sicuramente... forse guarda addirittura meglio Elmas, anche perché comunque è un ragazzo che ha intelligenza anche tattica, per cui potrebbe fare meglio, però ribadisco, io metterei comunque Lozano. Il Napoli non ha nulla da perdere, cioè, soprattutto perché probabilmente giocherà un po' all'italiana, dovrà badare prima a non prenderle, probabilmente a giocare di ripartenza, e quindi chi meglio di Lozano con la sua velocità per ripartire. Allora, rispondo ad Elio che ci scrive, insomma, situazione comunque vada questa partita, inutile criticare Gattuso, ma non mi sembra che noi stiamo criticando Gattuso, stiamo soltanto dicendo che questa partita può essere ancora di più per il buon Gattuso una piccola grande soddisfazione, un traguardo da raggiungere. Poi ci sarebbe un prima e un dopo della sua carriera, no? Cioè, sarebbe uno spartiacque importante questo qua, cioè superare questo turno col Barcellona con una squadra presa in corsa in una situazione assurda, sia mentale la squadra che fisica. Cioè, Gattuso, una stagione del genere sarebbe da incorniciare, un trofeo più un turno superato per la prima volta nella storia del Napoli contro il Barcellona fuori casa, sarebbe altro che criticare Gattuso, sarebbe da portarlo sulle spalle in giro per la città. Allora, il nostro Diego dice Insigne fino alla fine se ce la fa, altrimenti Lozano. Carmine, tu scrivi: come si può non far giocare un fenomeno? Quindi parli, spero, credo parla di Insigne.
Ma attenzione, nessuno sta dicendo che noi non vogliamo Insigne, anzi, leggero, esatto, non è un infortunio leggero, noi l'abbiamo detto, io l'ho detto l'altra volta, lo sto dicendo da domenica sera quando il Napoli, insomma, quando il ragazzo si è infortunato. Ragazzi, si è infortunato il giocatore che è il più in forma in questo momento nel Napoli, quello che sta meglio, quello che aveva la giocata più semplice, e forse sì, gli mancava il gol, gli è mancato ancora il gol, però Insigne stava bene bene bene, veramente il migliore tra virgolette a livello atletico di tutta la squadra. Quindi proprio la sfortuna, come dire, si accanisce, e si accanisce contro, ripeto, il giocatore che secondo me stava più in forma. Però, come diceva Adriano, questo non è un infortunietto, è un infortunio, diciamo che poteva essere anche più pesante, quindi veramente lo potevamo perdere per la sfida, e invece potrebbe veramente recuperare, noi ce l'auguriamo. Allora ragazzi, siete tantissimi, lo dico agli amici di Facebook, soprattutto poi con gli amici di della TV, del canale 98, fra poco andiamo con le telefonate, quindi con l'aiuto della regia andremo anche al telefono, però a tutti gli amici di Facebook dico non perdete il continuo della puntata, perché andremo avanti fino alle 17.30, non vi scollegate, adesso andiamo in pubblicità, i consigli degli acquisti fanno bene anche a noi. Ospite, parlando di Insigne, di infortunio, esatto, sì, di medicina dello sport, per cui importa. Sentiremo, quindi dico ai nostri amici che stanno seguendo su Facebook di non mollare un attimo la diretta, durerà qualche minuto, per chi ci segue in TV si gustano come al solito la pubblicità, prendendo casomai un caffè come noi fra poco faremo qui al Caffè San Ferdinando. Se volete, noi siamo qua fino alle 17.30, veniteci a trovare. E allora, pubblicità e torniamo. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, chiedo alla regia se il nostro audio anche da microfono c'è un problema con il nuovo microfono, quindi fatecelo sapere dalla regia. Regia, diteci qualcosa. Ecco, ecco, io quello volevo sapere. Allora passo un attimo il microfono al nostro Adriano. Ecco qua. Si è scollegato il cavo. Appena che l'ha vinto. Ecco, dovrebbe essere. Vediamo un po', vabbè. Allora, direi che fra un attimo. Ecco qua, direi che fra un attimo possiamo anche aprire le linee, però dovremo fare prima un ospite, quindi aspettiamo che la regia ci prepara questo collegamento audio con il nostro primo ospite, che poi è un medico, e quindi proveremo a parlare con Michele Marzullo, che è il responsabile di cardiocinetica sportiva della Federico II di Napoli. Allora, dicevamo, quindi fra un attimo avremo la telefonata. Ancora, sì, tra l'altro già cardiologo del Calcio Napoli, è stato per tanti anni. Cardiologo del Napoli. Assolutamente, è stato lui responsabile, il consulente, per cui sa di cosa parla, soprattutto di medicina chiaramente, ma anche del Napoli e della medicina sportiva in genere. Va bene, allora dopo intanto vediamo se è arrivato qualche messaggino, appena possibile ci colleghiamo con il nostro ospite e entriamo in quello che è il vivo sui due ballottaggi che ti dicevo prima, Lobotka Demme e Maximovic con Manolas. Manolas, abbiamo detto, c'ha sicuramente più esperienza per quanto riguarda la Champions, però io vedo meglio Maximovic. Demme invece era stato secondo me il crack del del mercato di gennaio, ma post Covid sta giocando meglio Lobotka, quindi guarda com'è strano poi il calcio. Sì, perché poi sai, dipende dai momenti della stagione, chiaramente dipende a volte anche, sai, Demme è arrivato pronti via, già era pronto, ha avuto i suoi minutaggi, si è fatto trovare pronto. Lobotka ha avuto un po' più di difficoltà all'inizio, ha avuto poi il suo spazio, ha cominciato a dimostrare le sue qualità e sicuramente nel palleggio ha qualcosa in più rispetto a Demme, per cui dipende dalla partita che vuoi fare, la scelta di un centrocampista o di un altro, per cui vedremo. Secondo me comunque, ti ripeto, non è importante chi andrà in campo contro il Barcellona,
perché penso che siano tutti, hanno dimostrato tutti di poter dire la loro in questa stagione, e quindi non avendo nulla da perdere daranno tutti il massimo, quindi poi non si discute le qualità tecniche di questi ragazzi, è una squadra più o meno nei ricambi, siamo lì più o meno, no? Assolutamente, assolutamente. Allora, stavo leggendo le domande. Allora, Insigne dice: Marco Sferratore deve giocare anche se non è al 100%, è uno dei pochi che può risolvere la partita. Federico Accardo ci saluta, speriamo che Lorenzo recuperi, altrimenti ci vuole uno con gli attributi, non certo Lozano, Politano, ma Elmas o Lobotka come doppio mediano e liberare Zielinski e Fabian. È un'idea, però Gattuso cambia modulo o comunque cambia questa tipologia di movimento, la vedo dura. Poi Cesare, per ora non abbiamo assaggiato ancora nulla, fra poco arriverà il caffè Bonito, mi dispiacerebbe se non giocasse Insigne, ma meglio che gioca uno che sta al 100%, vedi Elmas o Lozano. Diciamo che questa potrebbe essere una delle letture di questo momento. Su Maximovic e Manolas io continuo a dire che Maximovic secondo me sta meglio. Sì, anche a me dà quell'impressione, e sicuramente mi dà anche a me dà l'impressione di essere un po' più equilibrato insieme a Koulibaly, perché Koulibaly e Manolas sono due, come dire, calciatori che tendono spesso ad andare in avanti, ad essere un po' più irruenti, più istintivi, ma mentre Maximovic tiene sicuramente più la posizione ed è più equilibrato, secondo me, con Koulibaly. Come coppia, la coppia mi sembra un po' più equilibrata, almeno per il momento. Poi nella prossima stagione tutto si vedrà, vedremo anche chi rimarrà in questo terzetto, però per ora secondo me con Maximovic il Napoli ha un po' più di equilibrio. E allora ragazzi, regia, dovete darci voi l'ok prima di aprire le linee, di sentire il dottor Marzullo in modo che possiamo interagire con lui, e chiedo anche di alzare un po' il ritorno. Dobbiamo darlo a Renato Pagano, in modo che non sapevamo che sei arrivato tu in regia, adesso te lo stiamo girando, eccolo qua, te lo rigiriamo, così chiamiamo il dottor Marzullo per parlare anche con lui un po' della partita, ma anche di quella questione con Insigne, e poi dopo apriamo le linee ai nostri telespettatori subito dopo questa telefonata, che andremo in pubblicità torna alle 16:30. Ma all'orizzonte vedo di verde vestito, vieni a sedere qua vicino a noi, vedo il grande Massimiliano tornato. Se ti vedo anche più, no, mettiti là, che mo dopo facciamo l'inquadratura a tre. Intanto fra poco avremo il collegamento. È arrivato anche Massimiliano. Per ora non ti vedono, ma ti sentiranno al volo. Insigne sì, Insigne no. Buonasera a tutti. Insigne sì, Insigne no. Francesco, io sono dell'avviso che un giocatore, se può andare in panchina, può anche giocare. Ovviamente dipende dalle condizioni. Se Insigne è arruolabile, secondo me potrebbe essere sfruttabile più il secondo tempo. Perché questo? Perché nel secondo tempo ci potrebbe essere prima di tutto un calo fisico da parte della squadra avversaria, e in secondo luogo magari non stressare il ragazzo dall'inizio gara, perché l'inizio gara sicuramente credo che sarà molto più complicato. Fermati perché c'ho l'ospite, ma no, perché dopo poi continuiamo, perché Max è bravo dialetticamente. Allora, siamo con il professor Michele Marzullo, responsabile di cardiocinetica sportiva dell'Università Federico II di Napoli. Professore, grazie di essere con noi. Pronto, grazie a voi, buonasera, un saluto a voi e ai telespettatori. Io non sento ancora. Buonasera, lo sentiamo lontano, chiedo a Renato di alzare il più possibile il nostro audio. Io mi sento benissimo. Anche se ci risentiamo noi, non fa niente, basta che sentiamo il professore. Vabbè. Allora, mi sente? Professore, allora, la prima domanda, bruciapelo, Insigne, sì. Secondo lei ce la fa o no? Vorrei che ce la facesse, perché per la sua brillantezza, per capacità realizzative, sarebbe un'arma in più per il Napoli. Però io ho i miei dubbi,
per i tempi, non per le capacità sia fisiche sue che dello staff che lo cura. I tempi sono brevi, quindi mi auguro che almeno un parzialmente possa farne parte della partita, almeno non so, un tempo. Quindi diciamo può entrare nel secondo tempo, oppure giocare il primo e poi uscire, oppure Dipende anche dal risultato. Io credo che il Napoli partirà subito per segnare, perché è fondamentale per noi, anche perché con quegli avvoltoi come Messi eccetera, sembra che giochi, rientri pure Dembélé dall'infortunio, quindi per noi sì, giocano tutti subito. Ma lo sapevo che era pretattica io. E questo è, insomma, il mio ottimismo è da tifoso, però purtroppo i tempi sono brevi, quindi avrà avuto poco tempo per prepararsi alla partita, anche se Insigne ha genialità, quindi può inventare in qualsiasi momento. Speriamo. Bene, allora Adriano, una domanda, intanto arriva il bonito, eccolo qua, è arrivato il bonito anche per il nostro... lo mettiamo in primo piano, lo mettiamo in primo piano, lo mettiamo in primo piano, eccolo qua, lo facciamo arrivare da queste parti, dopo faccio vedere io, non ti preoccupare. Sì, siamo in esterno. Qua. Guarda qua, è arrivato il bonito, è arrivato il bonito. Allora, professore, le faccio fare una domanda da Adriano Pastore. Certo, salve, prof, grazie ancora. Io le volevo chiedere, ma lei che è uomo di sport, medicina dello sport, conosce benissimo il club, il Calcio Napoli, quindi molti dei ragazzi che comunque andranno in campo, secondo lei in questo momento che clima si respira in questo spogliatoio? Proprio Lorenzo, che è uno della vecchia guardia, che è il capitano, come starà cercando di stare vicino così ai suoi compagni in una partita così importante? Lorenzo Insigne è un uomo squadra, è un uomo di compagnia, è allegro anche nei momenti bui, insomma, degli infortuni, è stato sempre un ragazzo allegro. Poi c'è l'arma in più di Gattuso che carica. Gattuso, la sua caratteristica è proprio essere un condottiero, essere una persona che incoraggia e che si assume le responsabilità, anche quelle che semmai non sono sue. In genere è una persona coraggiosa, quindi il Napoli è carico secondo me. Il Barcellona lo è altrettanto, anche se non ha con sé i 100.000 spettatori che ogni volta l'accompagnano. E questo è fondamentale per loro, perché il pubblico secondo me in questo periodo sta giocando abbastanza sul rendimento delle squadre in senso negativo, perché una partita di calcio senza pubblico, come lo è per noi tifosi, triste, lo è anche per i calciatori che sono in campo, deve andare così. Speriamo bene. E poi volevo chiedere un'altra cosa, professor Marzullo. Mi dica. Riguardo il Covid, nel senso che in questi giorni il presidente De Laurentiis si è un po' arrabbiato con la UEFA perché era contrario a giocare la gara lì in Catalogna. Secondo lei ha ragione o il Napoli può stare sereno, che non ci sono rischi? Secondo me può stare in tal sereno, senso? Perché se c'è un ambiente protetto, forse più degli ospedali in questo momento, è il mondo del calcio, perché i calciatori e tutto l'entourage sono controllati ogni due o tre giorni. Non avranno contatti con estranei al loro mondo, diciamo, ci saranno solo gli staff, c'è solo la permanenza in albergo forse che può essere, ma sicuramente saranno prese tutte le dovute precauzioni. Io sarei tranquillo perché, diciamo, ripeto, è il mondo più protetto in questo momento. Hanno ricevuto più tamponi loro che noi medici che siamo in prima linea. Bravo. Allora, l'ultimissima la faccio fare dal nostro amico Massimiliano, che è qui con noi, che le voleva fare una domanda. Grazie, professore, buonasera. Fermo restando che ovviamente l'ultimo parere, secondo me, quello più giusto è quello medico, ma se il giocatore dovesse sentirsi di giocare e puta caso dovesse ripetersi lo stesso infortunio, quali sarebbero i tempi di recupero? Cioè, mi spiego meglio, questo potrebbe andare a incidere sul ritiro e sulla preparazione futura dell'atleta? Ripeto, fermo restando che il miglior medico di se stesso ovviamente è il giocatore, però il parere clinico di un medico è quello che conta.
Io penso che lo staff sanitario del Napoli sia all'avanguardia, è uno staff che conosco molto bene, sono persone in gamba. Poi la scelta del giocatore, si sa che il giocatore a un evento del genere vuole partecipare. Bisogna bilanciare le due cose, la voglia di giocare del calciatore e la prudenza che deve infondere, deve trasmettere lo staff sanitario. Certo, un nuovo infortunio nello stesso posto allungherebbe di molto il problema recupero. Quindi sarei prudente. Allungherebbe di molto quanto, secondo lei, professore? Che le posso dire? Possiamo andare pure a livello di mesi, se c'è un infortunio muscolare serio, sulla stessa zona. L'unica cosa che voglio dire, io sarei stato prudente più nella partita con la Lazio. Ecco, visto che non avevamo più niente da perdere o da vincere, li avrei tenuti fermi per il Barcellona, però sono scelte tecniche. Chi sta sulla panchina chiaramente ragiona in un modo diverso da chi sta davanti al televisore, quindi questa è l'unica cosa che avrei fatto, da tenere sotto una campana di vetro questi calciatori prima di questo incontro, che diciamo per il Napoli è qualcosa di importante, perché vincere col Barcellona e andare avanti in Champions sarebbe per noi, dopo un'annata simile, il massimo della soddisfazione, sarebbe quasi uno scudetto. La convinco? Allora, ringraziando il professore, proprio una brevissima, una battuta proprio calcistica in questo caso. Sì. Se non gioca Insigne, lei chi mette in campo, professore? Lozano, Elmas o addirittura Politano? Per il gioco veloce che devono fare, perché questi sono avversari con una difesa di ferro, quindi devono... io sono a favore dei piccoletti, quindi di Lozano. Cioè, mi piacerebbe perfetto, più una squadra veloce nella metà campo avversario, ecco, una squadra che li batta in velocità, in creatività, e quindi vedo meglio Lozano. Se Lozano azzecca, come si dice a Napoli, la partita. Bene, allora lo vedo bene. La speriamo partita. Che Mertens sia nelle sue condizioni. È giusto, se la azzecca. Speriamo che Mertens sia al massimo come lo è stato sempre, perché Mertens per me è determinante in questo momento, vista la parziale disponibilità di Insigne. Mertens è fondamentale per creare panico nell'area avversaria. E allora? Sì, sicuramente, Mertens può essere l'uomo in più. Allora, io ringrazio il professor Marzullo, grazie per essere stato con noi. Alla buona prossima, a Forza Napoli. Speriamo bene, speriamo che ho portato fortuna al Napoli per sabato con questa vostra intervista. Buona serata. Speriamo. Grazie professore. Buona serata. No, assaggia il bonito. Allora, però me lo devi far spiegare. Guarda, noi siamo, vedi, in diretta anche proprio nei schermi del Caffè San Ferdinando qui a Piazza del Settento. Allora, crema di latte la prima parte. Gustalo bene, perché questo è un gioiello. Crema di latte, crema di caffè. Caffè freddo, quello vecchio a stampo, quello che è proprio napoletano. Non c'è Antonio che l'ha inventato, vedo Gianni in regia, ecco, più che in regia è console bar. Gianni, facci un saluto dalla console bar, perché insomma vedo che sta lavorando con i caffè e quindi sta super impegnato, però questo l'ha inventato l'amico Antonio. Questo è molto buono, molto buono. Dopo te lo faccio assaggiare anche a te, Massimiliano. Bello fresco, bello fresco. Allora, come direbbe Massimo Boldi. Bello fresco. Allora, fra poco te lo faccio assaggiare. Non urliamo. Andiamo in pubblicità adesso, poi apriamo le linee. Poi con Massimiliano dobbiamo concludere quel ragionamento. Mica te ne devi andare. Sei qua con noi. Allora, ragionamento su Insigne. Se non gioca Insigne, chi gioca? La tua domanda è stata molto pertinente e la risposta è stata giustamente quella che un po' ci aspettavamo, purtroppo, dal professore, però è chiaro che
come dire, meglio due feriti che un morto, quindi diciamo potrebbe essere questa la chiave di lettura. Dal caffè San Ferdinando, sperando che non piova, almeno non piova l'ultimo giorno della nostra, dai, resisti, e allora pubblicità e torniamo. Eccoci tornati, allora c'è anche in campo il nostro Massimiliano che ci è venuto a trovare, ha fatto bene, al caffè San Ferdinando qui in piazza Trieste e Trento. Allora, stavamo parlando con te, ti do il microfono, te lo lascio un attimo per dire la tua su quella che è la questione Insigne. Prima stavi raccontando le possibilità, insomma, se il calciatore voglia giocare o no, ma nel caso in cui non riuscisse ad esserci, chi metteresti? Mamma mia, diciamo, a parte questo labirinto di congiuntivi, esatto, labirinto di congiuntivi. Sono inalberato in congiuntivi. Sì, sì. No, più che altro c'è da dire ai nostri telespettatori che siamo in esterna, sì. Siamo circondati da tifosi, turisti. Il tempo che minaccia, quindi siamo un po' pieni di distrazioni. Mentre parli di guardare attorno, siamo un po' distratti. Vai, ecco qua, guarda come sei bello. Guarda. Grazie, è il verde che dona. Chi di verde si veste, di sua beltà si fida. Ecco qua, perfetto. Mamma mia, anche guarda. No, dicevo, allora, ovviamente scegliendo tra le soluzioni tra virgolette papabili e interne, fra i tre nomi fatti, Lozano, Politano ed Elmas, io senza ombra di dubbio farei giocare Elmas. Però ti dico una cosa, Francesco, io potrei anche pensare di fare un'altra cosa, di rinforzare il centrocampo mettendo un centrocampista puro in più e di spostare Zielinski sulla sinistra al posto di Insigne. Lo diceva un amico nostro tifoso proprio questa cosa, forse Federico Accardo, dare la possibilità a Zielinski di liberarsi, quindi mettere un centrocampista in più, tra virgolette. Invece c'è un altro nostro amico, Francesco Nocerino, che invece dice: perché non Milik al centro al posto di Insigne Mertens come un'altra volta? Il problema è un altro, che probabilmente Milik ormai non viene considerato, no, Francesco? Però Milik, ragazzi, potrebbe anche giocare, io dico no, però potrebbe, ragazzi, con la Juventus ha fatto il rigore finale, poi erano altri tempi, però l'ha buttata lui dentro, poi tutto può succedere. No, ma sicuramente naturalmente sarebbe questa la mossa, cioè mettere lui a fare il centrale lì in avanti e Driss esterno, come in origine è stato al Napoli. Il problema è vedere se Milik ha voglia o no. Sicuramente un'altra mossa che comunque si potrebbe fare è quella di fare un centrocampo a due e mettere le tre mezze punte tra virgolette dietro la punta centrale, e quindi far giocare Zielinski, Mertens e Callejon dietro Milik, facendo un centrocampo più robusto, magari con due medianoni tipo Demme e Allan, oppure Demme e Lobotka, e cercare di giocare così. Fermo restando che non credo che sia il momento migliore per poter fare esperimenti, e fermo restando, ragazzi, che mi sembra che sia un concetto che è passato un po' sotto silenzio, ma il Napoli un gol lo deve fare. Cioè, il Napoli un gol lo deve fare, ragazzi, quindi parlavo di ripartenza, nel senso che Napoli dovrà sicuramente farne necessità, virtù e sfruttare le qualità di alcuni calciatori, e perciò parlavo anche io, come diceva prima il dottor Mazzurro di Lozano, perché magari a partita in corso, non da titolare, però la ripartenza sarà secondo me una delle poche armi realmente a disposizione del Napoli contro un Barcellona in casa, quindi fare un po' all'italiana e provare poi sulla velocità a sorprendere in ripartenza l'avversario, un po' come il Napoli di Mazzarri, va? Vai, no, allora dicevo, intanto leggevo Nicolò che scriveva: Lozano, anche perché se non gioca ora nella sua posizione ideale, con Insigne eventualmente infortunato, quando dovrebbe giocare? Ragazzi, calma, questa è giustamente, Nicolò, la tua è un'osservazione che plausibile, giusta, condivisibile, però questa è una partita fuori programma, questa è extra,
È una partita. Non è un'altra cosa, Francesco, sempre di Lozano. Sì. Che il gol decisivo, un gol pesante, pesante, in Champions l'ha fatto proprio Lozano, rientrando lì, da quella posizione di campo, rientrando e mettendola sul primo palo. No, però allora. Poi no, dopo è successo l'ammutinamento. Però. Però io il discorso che faccio oggi, qua non è più. Non gioca Insigne, gioca Lozano. Se non gioca Lozano, lo abbiamo bocciato. No. Definitivamente. È questo che voglio tentare di far passare. Vengo da te, Max, perché il discorso è proprio questo. Lo sarebbero una grande chance. E no, lo so che è una grande chance. Però oggi non è più la partita. Questa è una partita secca. Cioè, è una partita da dentro fuori. Che è vero, ha il Barcellona, tra virgolette, in vantaggio perché hanno fatto 1-1 qui. Però questa è una partita che vale a prescindere da tutto, proprio perché nasce da quelle situazioni del Covid. Ragazzi, il Camp Nou vuoto è un po' una piccola, piccolissima, dico, diminuzio per il Barcellona, anche se oggi Manolas ha detto quelli perché loro vogliono giocare, hanno voluto giocare lì, perché conoscono il terreno di gioco, la distanza, la lunghezza del campo, le dimensioni, per questo hanno voluto giocare là. Max, ti do la parola. A tal proposito, Francesco, se vogliamo un attimo parlare meramente di tattica, non ci dimentichiamo che su quella fascia agirà Semedo. Allora, mentre Jordi Alba problemi grossi non ne dovrebbe creare a Callejon, perché Callejon è un volpone vecchio, quindi riesce comunque a tenere botta Jordi Alba, là devi mettere anche un giocatore di gamba e un giocatore capace di limitare Semedo. Che Semedo è uno che va sempre, sì. Sempre. Allora, perciò ti dicevo, perfetto. Perciò ti dicevo, a questo punto fare un esperimento in questo momento, secondo me, è molto ma molto azzardato. E non far giocare Lozano non significa bocciare il ragazzo. Assolutamente, assolutamente no. Significa che occorre magari gente di Lozano, gente magari che riesca a fare entrambe le fasi senza grossi problemi, anche perché il Napoli fondamentalmente, parliamoci chiaro, il predominio dove ce l'avrà? Ce l'avrà in difesa sulle palle alte, punto. Poi in mezzo al campo e in attacco il Napoli andrà sotto, purtroppo, perché proprio per costituzione, per formazione. Però io dico che comunque Lozano secondo me giocherà, nel senso lui lo farà non da titolare probabilmente, ma se il Napoli, in base all'evoluzione della gara, se il Napoli riuscirà a tenere botta, a non prendere gol fino a primo tempo, inizio il secondo tempo, magari proverà con la ripartenza veloce, perché è l'unica arma che poi... Cioè, perché sicuramente il Napoli si schiaccerà anche un po', subirà sicuramente, non potrà andare lì a fare la partita, come dicevo prima, andrà a fare la squadra italiana. Gattuso è molto intelligente, sa come suol dirsi, però ti fa gol sempre. Però quello dico, Francese, se tu tieni botta o vai oltre il primo tempo senza prendere gol, è chiaro che poi dopo devi provare a spingere. Volevo aggiungere l'ultima cosa, che è passato un concetto secondo me estremamente sbagliato di un Barcellona debole, di un Barcellona in crisi. No, ma io giusto così leggevo la formazione probabile, è soltanto leggere là davanti Suarez, Messi e Griezmann. Ma ricordi che cioè... l'Inter ci mandarono praticamente Primavera, sì. E l'Inter è qui. Diciamo, come rincalzo hanno Anzufati, tanto così per gradire, che è un fenomeno. Quindi chi parla e dice il Barcellona è debole, il Barcellona è ovviamente in mala fede, cioè sta mettendo le mani avanti per poter dire poi un domani, cioè anche ve l'avevo detto, che era scarso il Barcellona, perché se il Napoli vince il Barcellona è scarsissimo, se il Napoli perde diranno beh, avete perso dal Barcellona più scarso della storia. Chiaramente. Allora, c'è Nicolò che ci ha scritto, ma il fatto è che lo sostengo che lui sia forte e con una tale fiducia una partita del genere potrebbe fare la differenza a Lozano. Io ci credo, ma noi ci crediamo come te. Ragazzi, Lozano è un giocatore che può essere veramente interessante, noi ce lo auguriamo, lo speriamo, vediamo che questo Napoli deve provare a vincere. Allora, direi, vogliamo fare qualche telefonata. Renato, se dalla regia mi dai l'ok, facciamo partire un paio di telefonate. Tanto intanto guarda quanto è bello quel signore che corre con la maglia Juve, merda, lo vorrei beccare un attimo, mannaggia. Vabbè, allora proviamo a fare qualche telefonata. Sì, sono anni che in giro
con quella il suo mantra. Allora 506-7764, oggi non abbiamo i messaggi, ma domani ci sarà Alberto Caccia con un ospite, credo Alberto, non so se chi viene, se viene Sollo, comunque qualcuno c'è come ospite, mentre sabato saremo un po' a giro tutti quanti, Gennaro D'Elena, mister Daniello, poi ci sarà Ciro Accardo, ci sarà Adriano, ci sarò io, ci sarà Alberto Caccia, Massimiliano, se vieni. Sì, saremo in qua, gireremo come delle trottoline, e poi c'è Diego Marino che fa un po' da organizzatore della scaletta, da Trade Union, un po' di organizzatore della scaletta, avremo collegamenti con le bombe di Vlad, con Francesco Romano, avremo il nostro Cesare collegato, è che non può mancare il nostro Cesare, no, finiscila. Poi le bombe di Vlad. No, le bombe di Vlad. Allora, Nino Cioppa, signori, buon pomeriggio, oramai la frittata è fatta, quella. Nino, che è successo? Ma doveva far giocare alcuni, intanto rispondiamo al telefono perché ci eravamo persi, ecco, ok, signori buon pomeriggio, ormai la frittata è fatta, ma mai doveva far giocare alcuni top nell'ultima partita, era un'occasione per far giocare Lozano, se Gattuso rischia Insigne è solo un folle, smettetela di sognare, sarà un'impossibile impresa. Ma Ronnino, che succede? Come sei sempre stato molto pagato, ma sei così negativo, perché dai, allora c'è Ciro, anche la Roma non è riuscita ad arrivare in semifinale di Champions League e nessuno se l'aspettava. Io direi il calcio è strano, poi approfittiamo di questa stagione particolarmente strana, non si sa mai, ci viene bene per una volta. Ciro, allora pronto, un saluto a tutti. C'era Ciro? Sì, ci sono. Eccolo, lo sei. Ciro, parla tu perché sennò... Ok, parla tu che c'è in ritardo. Siccome diciamo abbiamo spesso le stesse idee, io non ho capito un concetto. Allora, praticamente dopo Napoli-Bologna, mi ricordo che tu intervenisti via telefono, dopo Napoli-Bologna, e dicesti al direttore... Io ho sentito troppe critiche su questo ragazzo giovane, un acquisto importante di 60 milioni, se facciamo così non andiamo da nessuna parte. Il direttore ti chiese della partita e tu dicesti ma questo non è calcio, di cosa parliamo? Poi dopo Napoli-Parma, tu o Parma-Napoli, una partita falsata da rigore inesistente, tu sei intervenuto per parlare di Gattuso, è l'allenatore adatto? Allora lì mi sono un po' sconcertato, perché sapendo la tua saggezza, cioè questo allenatore ha allenato 3 mesi il Napoli, e se oggi noi siamo in Europa League per i gironi è grazie a Rino Gattuso, perché per me questo Napoli, al di là dei limiti e dei disastri di Ancelotti, ha fatto capire chiaramente che questa squadra non è più la squadra dei tre piccoletti, è finita quell'era. Cioè, se noi vediamo la media realizzativa dei tre piccoletti lì davanti, cioè siamo una squadra impresentabile, cioè non possiamo veramente presentarci da nessuna parte, cioè il rendimento di questi giocatori è sceso in maniera clamorosa. Se noi vediamo anche in altre partite giocatori come Insigne sotto la porta e non la vedono mai, Insigne dopo il lockdown ha fatto un gol su azione contro la Roma. Allora Ciro, quello che io intendevo dire, sì, ti saluto e poi e poi dopo ti rispondo. Ok, poi detto questo io volevo intervenire un'ultima cosa, sono d'accordo sulla sostituzione per Elmas e poi volevo sapere la tua, soprattutto secondo me la rifondazione deve essere fatta lì, cioè reparto offensivo, l'attacco ok l'avete sistemato, però sulle ali, cioè non esiste che Insigne deve avere un'alternativa, perché se Insigne gioca su 40 partite 35 e 5 le fa o Younes o Lozano, quelle non sono alternative, bisogna rinforzare quel reparto. Forza Napoli, ciao. Ok, perfetto, allora mettiamo un attimo le cose in fila, in ordine, e ti rispondo
su ogni punto. Primo punto, Appero, inventato a Lecce, caffè con latte di mandorla, caffè e ghiaccio, questo te lo bevi tu. Fantastico ragazzi, ottimo. Fantastico. Ottimo. Allora rispondo un attimo a Ciro. Ti metto le cose in ordine come me le chieste tu. Allora, il mio intervento dopo il Parma su Gattuso era un intervento puramente mirato al fatto di non notare, a parte magari la grinta e le motivazioni, un disegno tecnico-tattico preciso di questo allenatore. Questo allenatore che ha avuto 12 partite, che in sostanza sono state 12 amichevoli, per mettere magari un qualcosina di suo, io personalmente in queste 12 partite, te lo ripeto, a parte la motivazione e a parte magari quel pizzico, come dice lui, di veleno in più, io non ho visto nulla, nulla di tecnico tattico di nuovo da parte sua. Punto primo. Punto secondo, mi dicevi il fatto della rifondazione sulle ali. Sono perfettamente d'accordo con te, perché sicuramente occorrerà un'alternativa di Insigne, ma un'alternativa seria, e sicuramente occorrerà un titolare e secondo me anche un'alternativa seria dall'altro lato, perché comunque Callejon non credo che possa rimanere e Politano non credo che sia assolutamente all'altezza di poter giocare nel Napoli, te lo dico proprio francamente. Politano è un buon giocatore, nella rosa sì, nella rosa sì, dai, non al posto di Callejon, non al posto di Callejon. Allora ragazzi, bisogna capire veramente dove il Napoli si vuole collocare, perché se si vuole collocare sempre e solo a ridosso delle prime, allora Politano può rimanere, ma se tu vuoi fare un saltino di qualità, allora devi prendere un'ala principale, un esterno. Ce l'hai il nome, ce l'hai? Un esterno d'attacco per il Napoli? Potrei avercelo. E dammelo. Ma ti potrei dire Orsolini. E ma che poi ti fa anche un po' di fase difensiva, che vabbè, ti fa un po' di fase difensiva. Sicuramente diversamente senza ma Francesco, ma tu il clone... Napoli non potrà essere più lo stesso. Ma tu il clone di Callejon... Ma non esiste. Non esiste. Io credo che forse... Vai, concludi a Ciro, sì. E quindi dico, sono perfettamente d'accordo con te. E per quanto riguarda il discorso, tu mi parlavi di Elmas, sì. Sicuramente credo che Elmas possa essere l'alternativa giusta in caso di defezione di Insigne. Allora, mentre il nostro Max è pronto a gustarsi il suo caffè leccese, grazie anche di nuovo per la cuffia, allora ti do il caffè leccese, caro, lo devi assaggiare dagli amici del nostro caro Bar San Ferdinando. Ragazzi, qua, allora, prima di tutto gustate un caffè alla nocciola che è qualcosa di spettacolare, però adesso che è estate c'è il bonito che hai assaggiato tu, che è qualcosa di nuovo, di fresco e di molto particolare, mentre c'è anche questa variante stile pugliese, insomma, salentino, bravo, che ci dà questo. Allora, no, perdonami, no, credevo che c'erano altri messaggi. Noi stiamo per andare di nuovo in pubblicità perché sono le 17, però dopo facciamo ancora qualche telefonata. Fino alle 19. No, fino alle 17.30, chiudiamo oggi a 17.30, quindi rimani con noi. Okay. Anche perché rischiamo, stiamo mantenendo. Allora, caffè San Ferdinando, restate qui. Buono, ottimo. Ok, allora restate fermi qui. Pubblicità. Eccoci tornati, allora ultima mezz'ora in diretta qui dal Caffè San Ferdinando, prima di riaprire anche un attimo le linee, quindi lo dico a Renato, facciamo giusto un altro paio di telefonate, poi domani alle 15.30 ritorneremo live in studio con anche Alberto Caccia, sabato saremo in diretta alle 15.30 e faremo una lunghissima puntata prepartita, ci fermeremo solo alle 19 per il TG, poi ricominceremo 15.30, 19.30 fino alle 21 e poi fino a mezzanotte almeno per il post gara, quindi domani e dopodomani saranno altre due puntate importanti di Club Napoli. Però prima di ritornare al telefono con anche Adriano e anche con Massimiliano che ci è venuto a trovare qui al Caffè San Ferdinando, fatemi veramente ringraziare tutto lo staff del Caffè San Ferdinando che si è alternato in queste
lunghe settimane cui siamo stati loro ospiti quasi sempre il giovedì, abbiamo fatto anche altri giorni, però devo ringraziare veramente tutti, da Massimiliano Rosati a tutta la squadra che lavora ogni giorno qui al bar. Non vado a nominarli tutti perché insomma, però saluto Giovanni, i vari Giovanni, che ce ne sono diversi qui di Giovanni che lavorano dal Caffè San Ferdinando, Antonio, tutta la squadra, veramente tutta la famiglia Rosati, che è stata gentilissima con noi e che ha voluto sposare quest'annata anche un po' particolare, anche proprio per il Caffè San Ferdinando, che per diversi mesi è stato chiuso per il lockdown, ma noi li ringraziamo perché sono rimasti fedeli ai loro impegni e ci hanno accompagnato fino alla fine del campionato. E poi ricordiamo che abbiamo vissuto la finale di Coppa Italia qua, quindi ha portato veramente bene il Caffè San Ferdinando, e abbiamo vissuto la finale con Gaetano Praiola, con Carmen Cadalt, con Raffaele Castellone, che erano qui proprio al Caffè San Ferdinando, hanno visto la finale qui, e poi dopo abbiamo visto proprio il primo tuffo, no? Sì. Nella fontana del Carciofo, in diretta da qui, da Piazza del Settrento, alla vittoria della Coppa Italia. Quindi complimenti e grazie agli amici del Caffè San Ferdinando, era doveroso questo passaggio. Spero che poi anche il prossimo anno potranno essere della nostra squadra. Comunque li ringraziamo. Allora, Marco Mennillo, ti ho sentito, Massimiliano ti saluta. E voglio sapere però se c'è una telefonata al volo. Sì, andiamo avanti. Pronto? Ti saluto. Pronto? Massimiliano. Pronto? Ciao. No, Mennillo. È caduto. Siamo caduti, quindi ci devi, Mennillo, ci devi richiamare. Allora, al volo, Maximovic, Manolas, Lobotka, Demme, gli altri due ballottaggi. Che mi guardi così? Che fai questa faccella? No, Maximovic, Manolas, io in tutto questo vorrei ricordare che all'andata questa era la coppia di centrali titolare, però attenzione, si è comportata benissimo. Quindi a questo punto io nella rotazione metterei anche Koulibaly. Perché magari riproporre Maximovic Manolas come coppia centrale, secondo me male non sarebbe. Non sarebbe. Male non è, chiaramente. Male non è assolutamente, però secondo me il Napoli punta Cecattuso comunque sempre su Koulibaly prima. Lemme lo botca. Fra i due mali, il male minore. Si è capito? No, un nome che ce l'ha telefonato. Francesco, dipende dal risultato. Dipende dal risultato, ti dico proprio la verità. Però deve partire uno. E se deve partire uno, Francesco, io farei partire a quel punto Demme. Demme, ok, va bene. Allora andiamo al telefono, dai, andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Oh là, Rosario da Piazzetta Poderico. Rosà, come al solito, parla tu e poi dopo noi ti rispondiamo, quindi parla tu. Ah, ok, per quanto riguarda il sostituto di Insigne, io io vorrei Lozano, però secondo me probabilmente giocherà Elmas sulla fascia, come ha giocato, se non erro, a Milano, che Insigne non c'era. Poi aiutatemi a ricordare un'altra cosa e chiudo, e ci poi sentiamo sabato o domani. Ma io, a parte la squadra del Barcellona è fortissima, giusto? Io ho paura degli sponsor del Barcellona. Voglio sapere la vostra opinione, nel senso che noi ci abbiamo cestine Natale, Franci. Loro a livello di sponsor non vogliono andare avanti e arrivare in finale. E poi di un'altra cosa, Franci, che tu sei l'esperto dell'arbitro, se non sbaglio è Shaqiri l'arbitro che abita in Napoli. Ok, saluto a Max e Adriano, ciao.
Allora, sull'arbitro mi vado un attimo a documentare, perdonatemi, quindi fra un attimo esatto con l'aiuto di Adriano andiamo sugli sponsor. Però se pensi agli sponsor allora del Paris Saint Germain, se pensi allo sponsor del Real Madrid, se pensi agli sponsor della Juventus anche per esempio, del Bayern Monaco, la giocherebbero nell'alta finanza. Hai ragione, è chiaro che il Barcellona, che manca ai quarti, oggi facevo il servizio del TG, non succede da 12 anni. Quindi intanto l'arbitro è Shakir, il turco Kair. Shakir, sì, è quello là, è sempre lui. Quello là che ci buttò fuori con il Dnipro, potrebbe essere lui? Potrebbe essere proprio lui, dovrebbe essere lui. Vediamo i precedenti dagli amici di Napoli più.com. Noi citiamo tutti. Non lo so, vabbè. Francesco Pollastro. Allora andiamo a leggere. Vediamo. Ecco, però abbiamo vinto col Villarreal, abbiamo vinto con il Marsiglia, abbiamo perso col Bilbao. Questo è del 3-1 col Bilbao. Di Zapata. E abbiamo perso con Real Madrid 3-1 al San Paolo. Poi abbiamo pareggiato col Wolfsburg in 2-2, poi abbiamo vinto col Genk. Vabbè, diciamo però equilibrato. È uno tosto questo. Va bene. Sull'altra domanda, allora ci hai detto degli sponsor. Dimmi. Dovremmo vedere anche i precedenti con il Barcellona. Vabbè, comunque su quelli. Comunque ripeto, sugli sponsor non è che non ti seguo, hai anche ragione, però fondamentalmente, come dirti, in questa situazione anche gli sponsor di tutte le altre società potrebbero dire la loro. E che vuoi dire, dici tu? L'Unicef. No, vabbè, ma è chiaro che diciamo, mettiamola solo l'Unicef, però scherzo, diciamo, mettiamola diversamente, il peso politico, il peso, bravo, il peso politico 50-50, un 2-2 e alla fine picchiamo desisti, brava anche. No, dicevo, è chiaro che si parla di peso politico delle squadre, ma c'è sempre qualcuno più forte di te in Champions sotto tutti i punti di vista, per cui è un discorso che lascia anche il tempo che trova, voglio dire, perché sennò altrimenti che si partecipa a fare. Mi sembra che comunque la finale dello scorso anno Tottenham-Liverpool non fosse questa finale, diciamo, proprio voluta dagli sponsor. Esatto. Quindi perciò dico, giusto. Tutto relativo. Va bene, allora vediamo se c'è un'altra telefonata, se ci sono messaggi me li leggi tu, caro Adriano. È turco questo Kair, o mi sbaglio? È turco, ok, va bene, il turco è... Ma questo è un inflessibile, me lo ricordo quando ha arbitrato il Napoli, uno che non guarda più di tanto. Sarà una bella partita, è chiaro che il Napoli forse dovrà picchiare tra virgolette Messi, e quello non ce lo permetterà, farà molte ammonizioni, potrebbero scattare diverse ammonizioni per il Napoli. Vabbè, comunque dai, regia, ci abbiamo un'altra telefonata? Vediamo se la regia si agevola una telefonata. No, allora chiamateci 506-7764, così potete interagire ancora con noi. Quindi hai scelto Demme e hai sparigliato con un Maximovic Manolas addirittura. Quindi fuori Koulibaly, ma non credo vada fuori Koulibaly, diciamolo. No, ovviamente non è che ho sparigliato, ho soltanto ricordato che alla partita di andata la coppia centrale era composta da Manolas e Maximovic causa infortunio di Koulibaly. È normale che la difesa del Napoli sia imprescindibile dalla presenza di Koulibaly, però tutto sommato diciamo, i tanto vituperati centrali del Napoli sembra che quest'anno diciamo, soprattutto Maximovic stia giocando a livelli che a Napoli non avevamo mai visto. A centrocampo, Francesco, il discorso è molto ma molto più articolato, è molto ma molto più complesso. Purtroppo, anche perché tenere conto del centrocampo avversario, che perfetto, quando io ho detto fra i due mali il male minore, allora se tu mi chiedi tecnicamente chi ti piace di più, io ti rispondo Lobotka, perché secondo me Lobotka come piedi sta giocando anche meglio dopo il lockdown, ma sicuramente, ma anche perché è rientrato in, diciamo, in forma fisica dopo comunque che veniva da un lungo infortunio. Però il problema è sempre lo stesso: se tu prendi due giocatori
similari, due giocatori con lo stesso passo, due giocatori con le stesse caratteristiche, tu non riuscirai mai ad avere un'alternativa diversa, non riuscirai mai a mettere in crisi il centrocampo avversario. Anche fisicamente sono simili, tra l'altro. Uno, beh, Lobotka sicuramente è migliore nella fase di palleggio, sicuramente, che in quella di interdizione come il compagno di squadra, come Demme, ma siamo lì. Cioè, il livello è quello lì, fisico, tecnico, siamo lì, come dicevi tu. Non è che c'è tanta differenza. Il problema è vedere come prendere le misure, evidentemente, da squadra al Barcellona. Cioè, quindi aiutare i compagni con i raddoppi, stare molto, molto corti, perché se perdi un minimo le distanze, come ha detto anche Gattuso, cioè uno dall'altra parte che prende palla, dribbla 10 persone e la mette nel set. Assolutamente. No, continuo, volevi aggiungere qualcosa? Sì, quindi ti dicevo, il nodo cruciale è proprio quello, ma non è soltanto in questa partita. Il Napoli questa difficoltà, fino a che non arriveranno dei profili diversi, dei profili magari capaci di conferire uno spessore, ma anche già fisico, solo fisico, al centrocampo del Napoli, il Napoli andrà sempre in difficoltà. Fermo restando che il Barcellona comunque è fatto di palleggiatori e non è fatto, diciamo, di gente fisica. E tra l'altro questo Barcellona, a differenza di quello diciamo degli anni precedenti, del tiki taka, cerca anche di più la verticalizzazione, la profondità, per cui bisogna fare forse ancora più attenzione, perché se passa una palla in verticale, lì, come dicevi tu, lì davanti c'hanno quei tre e si mette veramente male poi. Allora, ultimi minuti qui in diretta dal Caffè San Ferdinando, se volete chiamateci ancora al 506-7764, regia, dammi l'ok, ne abbiamo una, dai, allora dai, andiamo al telefono, pronto? Pronto? No, è caduta, proviamo allora a recuperarla, chiamateci. C'è un po' di attesa, quindi non vi preoccupate, perché siamo su una sola linea, visto che siamo collegati in esterna, quindi riprovate a chiamarci e a dire la vostra. Siamo, ripeto, nella parte finale, non voglio entrare sul discorso del calciomercato, però con Max e con Adriano una battuta su Osimhen la vorrei, in attesa eventualmente proprio di un'ultimissima telefonata prima della chiusura. Allora, proprio una battuta mi date, prima Adriano, poi andiamo da Max. Facci, che dire, è un ragazzo sul quale è chiaro che il Napoli punta tanto, per quanto speso per il suo cartellino, per l'ingaggio, è giovanissimo, per cui i margini di miglioramento sono enormi. La cosa che mi fa ben sperare è che è un ragazzo che ha veramente fame, ha veramente tanta fame, tanta voglia di arrivare, di lavorare, per cui i mezzi tecnici li ha, fisici meglio ancora. Per cui dovrà soltanto, penso, migliorare sotto il profilo tattico, perché tecnico penso sia già di altissimo livello, sotto il profilo tattico in Italia, per i movimenti lì davanti, e potrà fare bene. Però è chiaro che bisogna dargli il tempo, non bisogna dargli fretta, non bisogna aspettarsi pronti via. Una bella domanda che quindi anche Massimiliano può rispondere, che ci aveva lanciato il nostro amico Sergio. Quanti gol secondo voi deve fare Osimhen, ci chiedeva Sergio ieri, poi l'abbiamo modulata a sondaggio, quanti gol deve fare per non essere etichettato come il bidone della situazione? Francesco, dipende tutto dal minutaggio, cioè se fai come con Lozano che non gioca mai, è chiaro che ha giocato pochissimo, se gli dai la possibilità di giocare, allora poi, ma almeno 10 gol li devi fare, 10 gol la prima stagione in Serie A, dipende dal minutaggio. Se parti titolare è chiaro ne devi fare di più, perché oggi comunque, diciamo, la media gol si è alzata moltissimo per gli attaccanti, per cui se giochi sempre da titolare è chiaro che devi aspettare 20, ma io ipotizzo che il ragazzo sarà, diciamo, affiancato a Mertens durante la prima parte sicuramente della stagione, che se Mertens ha rinnovato penso che non possa fare così pronti via, esatto, la riserva, per cui crescerà un po' vicino a Mertens e poi vedremo in base, secondo me, a come poi andrà la stagione. Se vedi che il ragazzo ha i gol nelle gambe, nei piedi, e che pronti via la butta dentro e c'è, allora è chiaro che fa un discorso diverso, gli dai molto più minutaggio, se no diversamente il tempo di ambientarsi e poi via.
Allora, Francesco, io ammetto tutti i miei limiti conoscitivi, a differenza, sembra, di tutta la popolazione, di tutti i tifosi del Napoli. Io non conosco Osimhen. No, perché ho sentito tanti giudizi. L'abbiamo detto anche noi. Quindi io dico la verità, non lo conosco. Come tutti, ho visto i video su YouTube, ho visto i video che mandano le varie emittenti quando parlo di Osimhen, però un giocatore ovviamente non lo si può giudicare dai video. Francamente io penso, e mi riallaccio al sondaggio sulla domanda di Sergio, che per non essere giudicato un bidone, Osimhen dovrebbe fare 30 gol nel Napoli l'anno prossimo. Attenzione, attenzione, e vado ad argomentare però. Io credo che Osimhen sia stato comprato per essere il titolare di questa squadra, perché un acquisto del genere, voluto fortemente dall'allenatore, significa due cose. Uno, che il Napoli l'anno prossimo cambierà sistema di gioco radicalmente. Sarà un Napoli che partirà molto ma molto più basso, sfrutterà le ripartenze e vorrà campo avanti, appunto, per sfruttare la famosa... Mertens farà, uno, le partite importanti e le partite dove conta l'esperienza. Sarà, diciamo, la guida, farà da chioccia per Osimhen e spiegherà e cercherà di far capire i movimenti che vuole l'allenatore fatti dal centravanti. Anche se Mertens centravanti non è. La permanenza di Mertens a Napoli è una permanenza, uno, politica, due, perché fondamentalmente trovare un sostituto, un'alternativa alla prima punta diventava complicato. Allora è stata scelta la soluzione interna e hanno pensato: cioè, teniamo Mertens, che sappiamo comunque che è affidabile, che sappiamo che comunque l'abbiamo fidelizzato, che sappiamo che comunque i 15-16 gol ce li garantisce in un anno, e cerchiamo di far partire bene, a differenza di Lozano, a differenza di Vargas, a differenza di tanti giocatori che erano arrivati qui con il rumore, il suono delle trombe in pompa magna. E quindi credo che Osimhen sarà il titolare almeno per la prima parte della stagione di questo anche Napoli. Se non se ne esce, nel senso, fai sempre lo stesso errore, tipo con Zapata, che poi va a giocare da un'altra parte e ti penti. Se tu i calciatori non li fai, soprattutto quando sono così giovani, non gli dai minutaggio e non gli dai la fiducia, è chiaro che rischi sempre di farlo diventare un bidone, perché vedi, il risultato proprio è quello di Zapata, il più eclatante, no? Perché ce l'avevi in casa e alla fine è andato a fare gol, non un anno, ormai sono anni che garantisce gol a profusione. E quindi, come dici tu, io spero che, come dici tu, che lui sarà il titolare e che quindi possa garantire decine di gol. Non mi hai dato però, numero, tu hai detto 30 per fare, diciamo, poi il ragionamento, ma dammi un numero. Dammi un numero che mi limiti. Io ti ho detto 15 gol. Francesco, oggi 15 gol non servono a niente, non rientri neanche nella classifica. E se tu leggi, quando scorre il rullo dei marcatori, si ferma a 16. Sotto 16 non va nessuno. Francesco, con 38 partite. 20 gol fa chiunque praticamente ormai oggi. Eccolo qua, questa è la risposta, Francesco. Allora ti dico, per non essere considerato un bidone, devi fare 30 gol. Perciò ti parlo del minutaggio. Se gioca ne deve fare sicuramente sopra i 20. Se non gioca, 10 sono il minimo, proprio giocando poco in tutta la stagione, tra coppe, campionato, ma giocando poco, Allora, Francesco, qua bisogna parlare chiaro. Questo giocattolo di Osimhen è venuto a costare tra ingaggio, cartellino, telefono, prestiti, cessioni e quant'altro. Vabbè, dai, Karnezis, ragazzi, abbiamo tirato, cioè, vale 20 milioni Karnezis, Max, con tutto il bene per Karnezis, ragazzo che non ha giocato un minuto. Mi dispiace anche per Gattuso che non gli ha fatto fare un minuto con la Lazio. Francesco, ma Karnezis nel Lille e nel campionato francese è buffon, è buffon. Cioè, forse non mi spiego. Quindi voglio dire, questa pazziella, come dice Napoli, è costata 85 milioni di euro fra annessi e connessi, senza considerare le varie percentuali ai procuratori, agli intermediari e quant'altro.
E se tu per 90 milioni non lo fai giocare titolare e non impronti il progetto su di lui, amico mio. Ma se pensi però che l'anno scorso 50 milioni e non ha giocato titolare, è quella la cosa che mi spaventa. Cioè, ma dici... neanche con Ancelotti, ragazzi, non to- perché poi qualcuno dice vabbè Gattuso non lo vede, ok, ma neanche Ancelotti aveva dato una connotazione a Lozano con tutto il bene che l'aveva voluto lui, eh. Allora, se è vero che l'aveva voluto lui, io questo non lo so. Può anche essere vero, ma doveva esserci la cessione probabilmente di Insigne, perché possiamo dire quello che vogliamo. Ancelotti, aziendalista, che poteva dire sì, e prima punta può fare la mia, mica poteva dire non lo posso mettere lì perché c'è Lorenzo, è chiaro, no? Anche perché, Francesco, il discorso Lozano è servito anche per aprire un mercato che fino a quel momento il Napoli aveva chiuso, cioè il mercato sudamericano, l'interesse sudamericano, il Napoli comprando, diciamo... Tu lo sai però i messaggi che arrivano a Gattuso ogni settimana perché Lozano non lo mette. Lozano è un mito in quella parte di Sud America di cui stavi parlando. Ragazzi, Gattuso si prende i meglio bip, diciamo. Francesco, Lozano arriva a Napoli, non so se voi vi ricordate, l'anno dopo che il Napoli aveva fatto carte false per prendere Ocampos, il portiere, altro messicano. Quindi significa che quel mercato a qualcuno interessava, e quando tu vai a prendere la stellina, perché qua di stellina si parla, ma di stellina mediatica, non di stellina tecnico-tattica, allora è normale che il feedback ce l'hai dal Messico e dal Sud America. Quindi cerchiamo anche un attimo però di posizionare esattamente poi sul pentagramma le note degli acquisti. Io non credo, in tutta sincerità, che il Napoli avesse bisogno di prendere Osimhen per, diciamo così, attrarre il mercato africano, nigeriano, assolutamente, perché già penso abbia l'ambasciatore principe in Koulibaly, il Napoli, quindi non credo. Allora, il senegalese è diverso. E lo so, però credo che comunque... Ammesso che rimanga, e poi qui si apre praticamente un'altra puntata. Però, ripeto, credo che un giocatore con quelle caratteristiche il Napoli lo farà giocare, perché è un giocatore che ha gamba. Fondamentalmente è un giocatore che comunque riesce anche a far salire la squadra, è forte fisicamente, veloce. È veloce, agile, cosa che non ha qualcuno che conosciamo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, chiedo a Renato Pagano se c'è una telefonata, che poi forse abbiamo fatto anche attendere tanto, ma credo di no, vero? Regia? No, allora vabbè, ok, allora fermiamoci perché tanto siamo in chiusura. Allora, io invito Max anche nella prossima stagione a farsi vivo, perché è sempre bello parlare di calcio come con tutti i tifosi che si sono alternati in questa settima stagione, perché ragazzi, di riffa o di raffa abbiamo quasi concluso questa settima stagione. Il 7 è un numero particolare. Gemenillo. Lo so che la settima stagione vuole qualcuno, vuole il protagonista, ma te, Mennillo, te. Vabbè. Diciamo che con la pandemia abbiamo avuto la crisi del settimo anno. Esatto, bravo, abbiamo avuto la crisi del settimo anno, quindi con da 7 anni, bravo Mennillo. Allora, no, diciamo che ufficialmente chiudiamo sabato questa settima stagione, poi vediamo, perché se il 14 il Napoli deve giocare qualcosa. Che è successo? Non ho sentito, Menilo, ci hai detto qualcosa, ma così velocemente che non abbiamo capito. Ah, ok. Allora, dicevo, se il 14 si dovesse giocare ci inventeremo qualcosa, però poi l'ottava stagione ricomincerà con il ritiro a Castel di Sangro, anche se sto pure sul ritiro di Castel di Sangro dovremo vedere come organizzare il tutto. Vabbè, però noi ci saremo, lo diciamo. Oggi io non voglio fare polemiche perché non mi piace, lo sapete, non le faccio. Oggi mi è arrivato un comunicato, giustamente, dei tanti impegni delle altre emittenti che già si stanno organizzando anche loro da Castel di Sangro, come abbiamo fatto noi. E ecco, sanno a Di Maro, qualcuno dice Vennillo. No, leggevo che insomma in un comunicato stampa che preannuncia la puntata di sabato,
che praticamente inizierà per loro alle 19.30, quando noi avremo già fatto 5 ore di diretta, 4 ore di diretta, loro inizieranno e poi dopo sono pronti per andare a Castel di Sangro. Io ti dico la verità, mi fa piacere, però credo che ogni anno Teleclub Italia, Club Napoli All News, a Di Maro prima e ora a Castel di Sangro, penso che vi ha fatto vivere tutto, ma veramente tutto, e non le pillole, i collegamentini, i passaggi nei TG. Guarda, no, non perché, ma siamo noi, voglio dire, ci abbiamo lavorato, sono anni, ma più in onda di noi penso non ci sia stato mai, più ore di noi nessuno. No, cioè mi dico, mi fa ridere, no, che qualcuno dice va, manda il comunicato, cioè, abbiamo veramente documentato qualunque cosa. Più in onda di noi è andato soltanto in onda l'almanacco del giorno dopo. No, ai tempi del... No, ma pensa anche certe immagini anche iconiche, vorrei dire, del tipo quella di l'anno scorso, diciamolo, è nostra, del nostro Pasquale Rosiello, di Mertens e Caillon che cantano abbracciati durante la festa. Poi qualcuno, diciamo, ce l'ha un po' rubacchiata, diciamo così, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, così può capitare, ma tante immagini fatte lì, tanti anche gli elicotteri che tanto hanno dato, capito, pure gli elicotteri. Siamo in onda sempre, mattina, pomeriggio, monta, smonta, ricarica, scarica, tutti insieme a lavorare. Cosa che fanno anche così. Altri e sarà sempre così, così. Sarà così. E allora grazie di cuore ad Adriano, che ritroviamo però sabato nella super puntata dalle 15.30 a mezzanotte. Grazie a Max, ci rivediamo, ci risentiamo, vienici a trovare, ci risentiamo, ci rivediamo. Grazie agli amici del Caffè San Ferdinando, grazie a tutti voi come al solito che ci avete seguito, la regia che oggi si è alternata con Renato e con Marco Mennillo, e noi ci vediamo domani 15.30 come di consueto con Alberto Caccia, puntata normale dalle 15.30 alle 18 circa. Oggi siamo stati un po' più light. Grazie come al solito e forza Napoli.